me c'è Piero Armenti, imprenditore, giornalista, blogger, scrittore, nonché fondatore del Mio Viaggio a New York, agenzia di viaggi italiana con sede a Times Square. Ciao Piero e grazie per essere qui con noi oggi. Ciao Chiara, un piacere. Io ti ammiro davvero tanto, lo sai? Ti ammiro tanto perché tu hai fatto del tuo sogno di vivere nella grande mela il tuo successo, che effettivamente parte da Facebook, dalla tua pagina Mio Viaggio a New York, che ad oggi conta quanti seguaci? Oltre un milione, quasi un milione e mezzo. Quasi un milione e mezzo di seguaci, dove tu racconti le tue esperienze di vita newyorkesi. Sì. Raccontaci un po', quando è che hai deciso di lasciare Salerno per avventurarti nel caos della grande mela? Ma penso appena nato, già dopo i primi pianti. No, ho sempre desiderato l'idea di uscire fuori dalla zona di comfort della tua città di origine per tentare di fare un'avventura molto più grande, di affrontare un'avventura molto più grande. Sono stato in Venezuela 5 anni, lì iniziai ad amare l'idea di vivere in una grande metropoli. Quando si parla di grande metropoli, New York è sicuramente la numero uno, ed è un grande parco scenico dove anche giocarsi le proprie chance di vita, no? E devo dire che è stata una scelta neanche combattuta, una scelta molto meditata, ed è, col senno di poi devo dire di aver fatto anche la scelta giusta, nonostante all'inizio c'erano tanti punti interrogativi. Tante difficoltà, immagino. Sì. Però da cosa nasce la tua idea di voler raccontare attraverso un social network la tua avventura appunto in questa grande città? Avevi già un'idea di business in mente oppure no? Nasce così naturalmente. New York è una città che ama essere raccontata e che la gente vuole sentirsi raccontata. Anche durante il lockdown di questi mesi, molta gente per evadere da una realtà un po' triste immaginava e sognava New York, no? Quindi New York rappresenta questo, il nostro desiderio di libertà, e quindi ho cercato semplicemente di raccontare questo luogo dove la gente poteva immaginarsi attraverso il mio racconto di vivere. Tu sei un punto di riferimento anche per molte famiglie, molti giovani che comunque partono alla scoperta di New York attraverso anche la tua diciamo la tua guida turistica Il Mio Viaggio a New York, che hai pubblicato nel 2019. Parlacene un po'. La guida nasce dalla volontà di sintetizzare tutti i luoghi che io amo di New York, perché spesso le guide sono troppo ricche, troppo dispersive, perché in passato la guida doveva comprendere tutto, non è che c'era internet. Adesso è il contrario, con internet hai un accesso immenso a qualsiasi informazione su New York, con la guida devi sintetizzare, devi fare una cernita. Quindi la guida è nata così ed è stato, non me l'aspettavo, un grande successo, e ancora adesso è una delle guide, è la prima guida di New York, insomma se la gioca con la Lonely Planet, e sono molto felice. E quale pensi però sia il suo punto di forza? La sintesi, tipo io ti dico vuoi mangiare l'hot dog, no? Non ti dico tutti i posti in cui mangiare l'hot dog, ti dico solo due, per esempio. E questa è la ricchezza vera della guida, cioè essendo io un newyorkese da 10 anni posso darti queste informazioni. È recente però la pubblicazione del tuo romanzo, sì. Una notte ho sognato New York, sì. Che abbiamo anche qui e che ricordiamo disponibile in tutte le librerie, sì. Dove tu comunque racconti le esperienze di vita di un ragazzo appena atterrato a New York, sì. Ti va di parlarcene un po'? Sì, guarda, è parzialmente autobiografico, nel senso che sicuramente ci sono molti aneddoti di vita accaduti a me o ad altri, però l'obiettivo finale di questo romanzo è vedere come New York ti cambia, cioè tu prendi una persona qualsiasi che vediamo per strada, la togliamo da Salerno, la mettiamo a New York come un esperimento sociale, vedi questo qua dopo un anno cosa diventa, e tu vedi che sarà sicuramente cambiato, perché è una città molto diversa, l'atmosfera che si respira, le persone che incontri ti spinge a fare scelte differenti. La mia convinzione è che noi siamo diversi in base al luogo in cui viviamo e quindi, insomma, non abbiamo una sola personalità, ne abbiamo diverse. E cerco di ritrarre questo cambiamento, è New York ovviamente. Però qual è la differenza sostanziale che hai voluto sottolineare fra l'Italia e l'America?
La libertà intesa come aprirsi a mille possibilità di vita, a mille stili differenti. Io dico a un certo punto del romanzo, dico, se andiamo nelle nostre case qui, alla fine, se andiamo nei posti dei nostri nonni, ci troviamo su per giù gli stessi oggetti, le stesse cose. Se vediamo come siamo vestiti per strada, saremo su per giù vestiti tutti uguali. Ma quando piombi a New York tutto questo salta, c'è una varietà pazzesca. Ti racconti anche tantissime personalità differenti. Cioè personalità estreme, cioè, sì. Estreme in tutto, no? Ognuno con la sua vita, ognuno con le sue paure, ma un personaggio a cui sono molto affezionato è Jack. Sì, certo. Che è un personaggio estremo, di proprio newyorkese, pieno di contraddizioni. Lo stereotipo, diciamo, del ricco e con magari qualche anche pensiero in meno rispetto all'italiano medio, no? Sì, io più che stereotipo lo chiamo l'archetipo, cioè è un personaggio che tu ritrovi se tu un giorno andrai a New York e frequenterai poi una ragazza anche molto più accesso a certi ambienti, no? Certo. Frequenterai tutti gli ambienti newyorkesi e ti troverai questo archetipo di Jack, che questa persona estremamente ricca, estremamente conflittuale e con una vita emotiva molto particolare. Piero, che consiglio daresti ad un ragazzo, diciamo, con le tue stesse ambizioni ma al contempo impaurito e incerto del futuro che gli aspetta? Gettatevi, guarda, tanto alla fine io penso che anche per una questione di tempi in cui viviamo vale la pena utilizzare al massimo tutte le opportunità. Cioè io non credo che se uno ha voglia di andare all'estero in un'altra città deve farlo, non è che deve stare sempre magari qui a lamentarsi, non mi piace, mi annoio e poi rimani qui. Io penso che la vita sia una, non bisogna sprecare la propria traiettoria di vita, bisogna provarci, se va bene va bene, ma andrà bene sicuro perché un modo o l'altro qualcosa accade, almeno in America qualcosa sempre accade. Questa è la cosa che dico, cioè gettatevi, inseguite un po', fate una vita al massimo, almeno all'inizio, no? Tra i 20, 30, 40 anni. Certo. È un giustissimo pensiero. Però in un momento storico come questo, dove comunque abbiamo vissuto il lockdown, una pandemia che ha stravolto le nostre vite, effettivamente quanto ne ha risentito una potenza mondiale economica come New York? New York tantissimo, ma non è neanche la prima volta che ha questi problemi. Tuttavia, sai, è una città che poi recupera sempre, non è che, perché lo sai qual è cosa tiene in vita New York? È il desiderio di New York, il desiderio che praticamente in tutto il mondo c'è di questa città, sia in America che all'estero. E questo è il vero motore che fa andare avanti New York. Quindi sicuramente questo non è il momento migliore, come non lo è per tante altre grandi città, penso a Londra, a Parigi, ma anche a Milano, però è sempre, sai, c'è sempre l'effetto rimbalzo poi. Se dovessi però dirmi un difetto di New York, visto che mi racconti solamente dei pregi di questa grande città. New York ha tanti difetti, se te devo dire uno, alla fine è una città che può spingerti a o stremarti, no? Perché se è una città non facile, complessa, molto competitiva, è come una partita di Champions League, cioè dal massimo ne esci stremato e poi scende anche sconfitto, però penso che ne valga la pena, perché alla fine io adesso bene o male sono arrivato a un livello in cui sono molto felice della mia vita a New York, ma all'inizio sono partito veramente con una stanzetta mezza infestata dei topi nel Queens, no? Però se ricordo quei tempi c'era quella cosa, sai, sto facendo la vita, cioè ci sto provando, no? Poi se ci riesci cambi la tua traiettoria di vita. Considera che da Salerno, cioè io adesso vivo a Manhattan in un bel appartamento, era un sogno quando partì, no? Un sogno che mi sembrava irrealizzabile, perché però lottando si riesce. Cos'è però che ti spinge a restare a New York? Ma sai, New York è una città estremamente divertente, questa è la verità. Una città che non ti costringe a crescere, che non ti costringe a fare cose che non vuoi, non c'è pressione. Io penso il senso di estrema libertà mi spinge. Poi potrei anche viaggiare, andare in giro, non ci sono
non sono limitato da questo punto di vista. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi da realizzare, i tuoi prossimi progetti? Ma guarda, questo momento è stato un momento particolare in cui mi sono anche un po' fermato a pensare dei prossimi progetti futuri. Dovrei, se tutto insomma va bene, dovrei scrivere la continuazione del romanzo che dovrebbe uscire. Quindi ci sarà un continuo. Non so se un continuo o qualcosa di diverso, ma sicuramente uscirà l'anno prossimo, quindi estate prossima, sperando in una situazione diversa, più allegra. Ce lo auguriamo. E non mi resta che augurarti buona fortuna e ringraziarti veramente tantissimo per aver fatto due chiacchiere con me oggi. Grazie Chiara, grazie. Grazie, un saluto a tutti i nostri. Vi aspetto a New York, a tutti quanti, anche a te Chiara. Volentieri, grazie.